ancora parliamo di questa storia di come smaltire i reflui termominerali. Presidente Di Costanzo, un'altra riunione, che cosa è venuto fuori di importante? Allora, diciamo che è una riunione che, come posso dire, avviene dopo moltissime altre riunioni. In linea di massima si è concordati con l'acquedotto tutta una serie di proposte che sono state adesso sottoposte al vaglio sia del commissario di governo per i problemi degli scarichi, sia della Regione Campania. E in linea di massima i progetti che sono stati elaborati in collaborazione tra l'Associazione Termalisti Isola d'Ischia e gli enti preposti sono in linea di massima stati accolti. Bisogna adesso scendere nei particolari, per cui pensiamo che in breve tempo, cioè quello con, diciamo, secondo il concetto di breve tempo italiano, e di seguito si potrà poi passare alla fase del finanziamento e alla fase dell'esecuzione. I progetti riguardano principalmente le acque termali, gli scarichi delle acque termali e regolamentare molto meglio la situazione delle acque piovane, perché questo è un problema che può essere abbinato in alcuni momenti e diciamo deve essere poi tenuto su piani divisi. Però lo studio che ha fatto l'acquedotto, e devo dare atto agli uffici tecnici e al dottor Ghirelli veramente di un massimo impegno insieme a tutto lo staff burocratico, ha presentato delle proposte alternative che penso possano trovare accoglimento anche da parte dei comuni. Alla riunione di ieri erano presenti alcuni comuni, però già sono programmati da settembre in poi una serie di riunioni zonali, verranno gestite naturalmente dall'acquedotto. Noi stiamo solamente, abbiamo dato collaborazione, come possiamo definire, tecnica per tutto ciò che è la conoscenza della normativa e della conoscenza delle quantità, delle situazioni reali delle terme disseminate nel territorio. Tutte queste riunioni avranno luogo a breve tempo da settembre in poi e, avendo anche il consenso delle amministrazioni locali, penso che questo argomento, che è fondamentale per l'isola d'Ischia, anche visto che facciamo un'intervista durante la manifestazione del cambio della guardia della Capitaneria di Porto, è un problema da cui dipende anche la tutela della risorsa marina.